del sangue, dei collegamenti di sangue per volersi bene. Non c'è bisogno che un figlio deve essere per forza tuo, capito? Ma insomma, tu hai mai sentito parlare, per esempio, delle adozioni a distanza? Dei genitori adottivi? Sì, perché? Come tu adotti uno e Putin a distanza? E come lo dici? No, ma io parlo a fare, chi siamo? E io non posso che sanno, ma sì, fammi rispondere a te. Ma che tu parla a fare tutti? E proprio ti è inutile, pronto? Qui entra. Madonna mia, Enza, non signore, stanno sopra al mobile là, te l'ho detto, mobile in così. Ma è possibile che quando non ci sfonghi tu non trovi mai niente? Chi l'ha già l'ultimo giorno, se tu non vai a pagare questa cosa, quella scade. Ma vogliamo farci un salto a casa, ma mannaggia, mo vengo, mo vengo. 5 minuti e sto loco, aspetta. Dunque, io, mannaggia il nome, ma già allunga un attimo a furia. Perché? Che ha fatto? Voglio vedere come dà l'uomo. No, ma non c'è chi sa, che chi è pure, oltretutto, è pure pericoloso, capito? Io mi caccio proprio, non sta dicendo. Me non capisco, tu a Don Ernesto fai attività un animale. Ma dico io, un po' di tranquillità, un po' di pace in questo salone di barbiere non si può trovare per mezz'ora di niente. Leggo, non fastidiare nessuno. Ah, rosso scopettino stamattina. Sì. Neonato trovato morto nel cassonetto dei rifiuti, ancora col cordone ombelicale. Andare, come stavi dicendo tu prima? Ama il prossimo tuo, ama il prossimo tu come te stesso. E ti? Che schifo. Leonato. Esatto. Al mio piccolo grande papà, con affetto, Mustafa. E chi è? Nonna, buon Ernesto del mio figlio Nino! Ma non può essere la migliore la conosci, che è proprio... è color farina, non è mai una cosa... E come nascevo questo? Zitto, hai capito? Questi 4-5 anni fa tenevo una cameriera africana. Africana? Sì, infatti si mi diceva sempre una buona vagione, una buona vagione, una buona vagione. Hai capito? No, la vagione era buona. Ma vai pensando, no, non ci credo proprio, io non ci posso, credo proprio. Lo posso sapere subito, immediatamente. Perché? Che fai? Non ti preoccupare che... Ma chi fai questo? Saccino. Guardate. No, ma io non ci credo. No, ma come, Don Ernesto del mio figlio Nigio? Nigio? Questo è proprio Nigio. Sì. Oh, pupate, sì. Oh, signore, scusate, tenete la stessa voce vostro figlio. Me lo passate un attimo. Pupate, come stai? Sta a posto? Sì, vabbè. No, niente, tu mi devi dire una cosa importantissima. Ti ricordi quando Ernesto teneva che la nera faceva la cameriera in da casa? Ma avete un figlio con sta nera o no? Come un'auto con la figlia. Ma sì. Ma... un traffico indecente però. Guarda, e che fai con la fotografia di mio figlio in mano? Ma tu non hai dito a furia, tu. Non hai saputo di chiuso il traffico, ma a telefono ce lo dica a Rusta che la cosa. Che fai con la fotografia di un guaglione in mano? Ma tu vado su guaglione in due cassette. Come te lo dico? Che fai con questa fotografia in mano? Lo conosci. Lo conosci, che sì, è mio figlio, che? Allora io vedo che ti erano figli a fregare. Animale, io sono un figlio africano, ma non con un'africana, hai capito? Allora veramente sta facendo? Sto capendo. Ma avete capito, voglio. E come capito? Voglione, te ne avevo a mamma. Io non faccio altro che mandargli dei soldi mensili per mandarla a scuola, per comprargli qualche cosa, per crescere. È un'adozione a distanza. Ci capito? Chi se la adotta a distanza, forse perché è nero, voglione. Sono sentimenti così belli, anima. Sono sentimenti nobili. Hai capito, no? Mo c'è l'adozione a distanza, sì, creatura. Invece, hai capito, uno servono i soldi a tutti questi istituti che poi praticamente ne facevano quello che ne volevano loro. Invece mo tu li mandi direttamente al bambino, quindi sai benissimo a dove vanno a finire i soldi. Che cuore nobile. E tu mi devi perdonare. Quando è vero, non aveva capito niente, come al solito. Queste sono le opere di bene, vedi Leonardo, queste sono le opere di bene. Ma state facendo un genio pure a queste me, queste sono le opere di bene. E ne la posso fare un'opera di bene pure io? Tu vuoi fare un'opera di bene? Sì, e ne. Tu vuoi fare un'opera di bene? Subito. Con quella faccia là tu vuoi fare un'opera di bene? E ne, ti giuro, la voglio fare. È giuro? Sto giù. Vuoi fare un'opera di bene? Sì, signore. Subito? Sì. Esci, va a te, non venisci, guarda.